giovani spettatori. La quinta edizione del concorso Global Teacher Prize anche quest'anno si svolgerà a Dubai il 18 e il 19 marzo prossimo, con la proclamazione del vincitore. Quest'anno non c'è nessun candidato italiano tra i 10 finalisti, ma l'Italia sarà presente alla finale del concorso perché il nostro paese è stato scelto come partner del Forum Mondiale per l'Istruzione e le Competenze. L'anno scorso la vincitrice è stata una docente palestinese, Anan Al-Araoub. Anche l'Italia ha istituito il concorso Italian Teacher Prize. 10 sono i docenti finalisti, di questi ne verranno premiati 5. Il primo riceverà 50.000 euro, gli altri 30.000. La somma vinta dai docenti italiani dovrà essere spesa per progetti didattici innovativi nella scuola del docente, mentre il milione di dollari vinto al Global Teacher Prize sarà dato al docente in 10 anni, a condizione che rimanga nella scuola per almeno 5 anni. Dei 10 finalisti italiani, la nostra Web TV ne ha intervistati 2, Lorella Carimali, docente di matematica e fisica al Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano, e Daniela Ferrarello, anche lei docente di matematica all'IPSA Carol Wojtyła di Catania, presso la sede di un istituto carcerario di alta sicurezza. La vostra didattica è stata riconosciuta eccellente. Che cosa fate in classe? Allora, difficile dirlo in poche parole, però ci provo. Allora, in qualche modo ho ristrutturato gli spazi di apprendimento, dividendoli in quelli entro la classe e in quelli fuori la classe. Dentro la classe cosa faccio diventare? Faccio diventare la classe una sorta di laboratorio, un laboratorio della mente dove si progetta, si crea. Quindi che cosa do? Do un problema, una ricerca, un qualcosa, insomma, una situazione da risolvere, e gli studenti lavorano, si aiutano e io li seguo, li indirizzo, gli do dei consigli, utilizzando quale metodologia? Quella che potremmo definire apprendistato cognitivo. Perché cognitivo? Perché la matematica è forma di pensiero, quindi io devo aiutare gli studenti a pensare matematicamente, quindi non solo utilizzare procedure, ma padroneggiarle. E perché apprendistato? Perché a volte il maestro, cioè colui che fa riflettere sulla procedura utilizzata, posso essere io, può essere uno studente o può essere un esperto esterno. Questo dentro la classe. Però ovviamente potrei dire altro, però mi fermo un attimo per essere veloce. Poi che cosa? Posso farlo anche fuori dalla classe. Fuori dalla classe ho utilizzato, ad esempio, uno degli strumenti utilizzati è il teatro, cioè il connubio matematica e teatro. Quindi che cosa faccio? Do un argomento matematico e gli studenti devono scrivere un testo, fare una sceneggiatura e magari poi anche rappresentarlo. Questo perché? Perché quando si riesce a scrivere un testo su un argomento teatrale, vuol dire che lo si comprende nella sua essenza. Altre cose potrei dire, però vabbè, sarà per la prossima volta. Dunque, io essenzialmente mi baso su due principi. La mia didattica è una didattica di tipo orizzontale, ovvero non parlo delle conoscenze direttamente, ma cerco di arrivare all'intersezione tra la conoscenza del docente e dello studente e di allargare questa intersezione. Quindi parto, diciamo, dal vissuto degli studenti. E poi la didattica laboratoriale uso moltissimo, quindi mi piace far scoprire le proprietà matematiche agli studenti, farle scoprire da sole. Ma da quanti anni usate questo metodo? Beh, sono parecchi anni che lo studio, nel senso che il risultato è il frutto di tante ricerche, di tanti studi che possiamo dire nascono dal 2000, da quando sono andata a insegnare all'Istituto Tecnico, proprio perché per far amare la matematica a chi non ha la matematica come indirizzo di studio bisogna trovare delle strategie e delle motivazioni.
E via via, visto i successi, infatti i miei studenti di terza meccanico hanno addirittura vinto un premio europeo su arte e scienza, espressione di creatività umana, cioè con la dimostrazione matematica e astronomica di Castel del Monte, quindi posso dire che da quel lontano periodo e sono via via, l'ho via via sviluppato fino ad arrivare al teatro e arrivare alla situazione formativa all'interno delle classi che ho descritto prima. Questo metodo lo utilizzo fondamentalmente da sempre e in tutti i livelli scolari, chiaramente adattandolo, perché ho fatto anche delle esperienze alla scuola elementare, lavoro anche all'università e adattando il metodo lo utilizzo dappertutto. Chi vincerà? Ah, questa è proprio una bella domanda. Che cosa posso dire? Vincerà la migliore. La migliore mi dirà perché la migliore, perché spero sia una donna, visto che il 90% della popolazione insegnante è donna. Chi vincerà? Ovviamente non lo so, potrei dire spero io, ma in realtà io spero un insegnante che lavora in carcere. Siamo in due in finale. Ringraziamo i docenti intervistati e il prossimo servizio su Global Teacher Prize direttamente da Dubai sulla nostra web TV. Arrivederci.